Benvenuti in un nuovo episodio delle lotte Wi-Fi su Pokémon Horas. Al lato sinistro del ring abbiamo un team abbastanza nuovo, con molti Pokémon che non avete mai visto nelle mie lotte, come Garchomp, Tyranitar e Mandibuzz, e altri Pokémon classici come Incursio, che è un set diverso da quello che ricordate, il nostro caro Tarkos, ossia il nostro Escadrille, e Rotom, che ci sta abbastanza bene. Come avete potuto notare, è un set team ed è un esperimento che sto portando avanti in questi giorni. Spero di renderlo più forte e più equilibrato, e non vi dico qual è la mega, perché è una mega abbastanza particolare. Al lato destro nel ring invece abbiamo Tonio, lo sfidante di questa lotta, che è un team abbastanza particolare, verso cui porto abbastanza astio, diciamo, verso il team, semplicemente perché ha quell'Andoros, quel Rotom che tanto bene ad Escadrille non fanno. Comunque, bando alle ciance, vediamo subito questa bellissima lotta. I primi due Pokémon ad essere schierati in campo sono i due Rotom. Mentre lui inizia con Invertebolt, stavo sfidandomi, io mi aspettavo che fosse una Speedtie e lui avesse la mia stessa spread, perché sono abbastanza classici come Rotom. E comunque lui si ritira e manda in campo Panzorabbit, ossia il Silvian avversario, che riesco a scottare, che è una cosa abbastanza carina fino a quando non usa Rintoccasana, ovviamente. Comunque, io davvero mi aspettavo che quello Rotom fosse un set classico, ma non è così, perché lo vedremo più là. È un set abbastanza particolare, quello dell'avversario. Comunque, sono felice di far perdere un po' di vita a quell'avversario, e in ogni caso vado di Invertebolt per fargli il maggior numero di danni possibili, aspettandomi adesso una Rintoccasana, perché diciamo, cosa farà un Silvio scottato? Vado di Rintoccasana, quindi mando in campo il mio Psamafe, ossia la mia bellissima Tyranitar, perché se lo stesse chiedendo, Psamafe era una divinità della sabbia, diciamo delle spiagge. Comunque lei predicta, cioè l'avversario predicta il mio switch, manda in campo, usa gran voce, fa anche abbastanza danni al mio Tyranitar, perché sotto la sabbia tanto difesa speciale fa quasi metà. Comunque quello era un maximum damage, era un 40% di danni più o meno. Comunque io, mentre l'avversario usa Rintoccasana, facendo suonare la campana e curandosi dalla scottatura, io ho deciso di fare a questo punto della lotta un bel Levito Roccia, che mi avrebbe portato molti vantaggi, anche perché mi pare l'avversario non abbia un Defogger, non vorrei dire una cavolata. E comunque l'avversario perde danni per Levito Roccia, e io riesco a piazzare tranquillamente le mie Levito Roccia, cioè perde vita per la tempesta di sabbia, anche se recupera subito quella vita grazie agli avanzi, ma quello in particolare. Comunque non voglio prendermi un altro gran voce, decido di mandare in campo Incursio, ossia il mio bellissimo Scizor, mentre l'avversario usa ancora gran voce. Vi dico già che questo Scizor non è lo Scizor che ho usato nelle Wi-Fi di XY e all'inizio del metagame di Horus, è uno Scizor bendato, e ve ne renderete conto più là nella lotta. E comunque la mossa più ovvia per me da fare è pugno scarica, però vado di privazione aspettandomi uno switch. Guardate quanto male fa un privazione stabbato, bendato. Però l'avversario si aspettava che io mi aspettassi dello switch, probabilmente si aspettava un retromarcia, e quindi si incassa in privazione, cosa che non mi dà eccessivamente fastidio, dato che comunque gli levo gli avanzi e gli faccio abbastanza danni, anche se avrei preferito levare uno strumento di un eventuale Landorus che fosse entrato in campo. Comunque ritiro il mio Pokémon e mando in campo il mio Tarkas, pronto a fare un bel metal testata contro quell'avversario, che era talmente ovvio che sarebbe andato di, come si dice, protezione a questo punto, che non volevo sprecare il turno dicendo magari non la usa, invece no, l'ha usata. Comunque mi aspettavo molto lo switch su quel Rotom oppure sul Landorus, anche se non avessimo dato Landorus sarebbe stato bello, perché avrei potuto scoutare il set, e faccio una frana che fallisce. I fallimenti di frana contro il Rotom sono una bruttissima cosa, perché se l'avessi colpito una sola volta, poi non avrebbe più potuto switchare sul mio Escadrille, perché l'avrei mandato KO con un Danza Spada più frana. Comunque non ha precisione del 100, ho dovuto modificare, diciamo, il mio stile di gioco attorno a questo fallimento, diciamo. L'avversario usa Dropompa aspettandosi di incassare un frana, infatti l'avrebbe incassato. Per questo io mando in campo il mio Rotom, perché sapevo che poteva incassarsi una combo di Dropompa più Invertivolt e anche Fuoco Fatuo più Invertivolt in ogni caso. Quindi sarei potuto entrare in campo e fare qualcosa, vedere anzi se vinciamo la Speed Tie, perché pensavo ancora che fossimo in Speed Tie, dato che mi avevo speedato, e non sono solidi i Rotom con più velocità del mio. Invece l'avversario usa Invertivolt, e qui avevo i miei primi dubbi, ma sarà un set strano, un set abbastanza gimmick con molta velocità, perché scarfato non è, perché ha gli avanzi, ve ne siete resi conto, vero? Comunque ritira il suo Pokémon e manda in campo Petronilla, ossia il suo Heatran.
che mi aspettavo molto l'entrata in campo di qualcun altro, non pensavo che se la lasciasse in campo il suo Rotom. Quindi sono andato di Malcomune, eh sì, il mio Rotom è Malcomune abbastanza classico, diciamo, e riesco a levare vita a quel Petronilla, a portarlo a metà vita. E la tempesta di sabbia cessa, quindi non perdo i danni per la tempesta di sabbia. E l'avversario, avendo palloncino, non recupera vita tramite avanzi. E qui vedo che quell'Hydran è più veloce di me, mi fa un bel lavasbuffo e mi fa tanti danni, mi manda vita rossa. Per fortuna non mi scotta, perché anche perché fa un brutto colpo. E a questo punto non so cosa si aspettava, perché io vado di idropompa e riesco a fare abbastanza danni a quell'Hydran da mandarlo KO. È stata una mossa abbastanza stupida, forse si aspettava un Invertebolt, cioè non stupida, perché nessuna mossa è stupida nelle Wi-Fi di questo livello. Non sono stupide, sono overpredict mancate, diciamo. Comunque a questo punto lui manda in campo il suo Steel Titan e probabilmente si aspettava un mio Switch, tuttavia ho avuto brutte esperienze con Metagross con sostituto, quindi ho lasciato in campo il mio Rotom con un Invertibolt, dato che con un Invertibolt che avrei potuto rompere il sostituto col 100% di possibilità e non volevo che, diciamo, se lo mettesse gratuito mi sweepasse tutto. Lui probabilmente si aspettava uno Switch e quindi è andato di pugno scarica, probabilmente non ha, come si chiama? Meteor Pugno, quindi era la mossa acciaio per eccellenza, diciamo. E quindi il ritiro, anche se non ho Pokémon eccessivamente debole all'acciaio, quindi non so cosa si aspettasse. Poi di Invertebolt gli faccio un bel 25% di danni e mando in capo il mio Psamathe, semplicemente per mettere la sabbia. Lo so, lo so, lo so, un terremoto o un Meteor Pugno me li si era incassati abbastanza male da parte di quel Metagross. Se ha Meteor Pugno. Comunque ha Terremoto, non penso abbia Meteor Pugno a questo punto della lotta. Mando in campo il mio Mandibuzz che è fatto proprio per far fronte a queste occasioni. E quindi l'avversario è costretto a switchare. Mando in campo il suo Tashi, ossia il suo Landorus, che penso sia Scarf a questo punto. E vi spiego subito perché. Perché ha tanto attacco e poca difesa. E lo capisco dalla ripicca, che guardate quanto male fa la ripicca. Ah! Lo manda quasi KO. Comunque adesso mi aspettavo molto probabilmente un retromarcia, quindi ero andato di Trespolo per far no, ero andato di provocazione perché pensavo se il retromarcia mandasse in campo qualcuno per fare qualcosa, probabilmente Rotom, no, chi aveva di pericoloso? Ecco, sì, Sylveon. Mi aspettavo avesse Sylveon. Comunque lui usa pietra taglio, manca e io vado di Trespolo, avevo detto fin quando non la missa vado di Trespolo. Così poi posso tranquillamente fare un'altra ripicca. E adesso proprio la ripicca che voglio fare. Mentre l'avversario manda in campo Panzerabbit, che si prende i danni dell'Elvitorocce. Si prende i pochissimi danni della ripicca. Perché ricordiamo che i Sylveon si usano molto spesso difensori fisici. E comunque sono resistenti a ripicca e hanno pochissimo attacco. Guardate quanta poca vita ha quel Panzerabbit. Adesso potevo fare una provocazione, però era molto rischioso, mi sarei preso un gran voce in faccia. E se ve lo stesse chiedendo, sì, il mio Mandibuzz a copricapo. E comunque l'avversario, cosa aveva usato? Vabbè, mi sono distratto un attimo. Vado di Frana aspettandomi nuovamente lo switch sul Rotom, però lui decide di sacrificare il suo Pokémon. E Panzerabbit se ne va ed è un grande sollievo per il mio Garchomp, proprio questo qui, di non avere più tra i piedi quel Panzerabbit. E la tempesta di sabbia cessa nel momento più inopportuno, perché adesso l'avversario può mandare in campo il suo Eren, ossia il suo Keldeo, che non ha spada mistica, probabilmente si sarà dimenticato di dargliela, oppure non ce l'ha proprio nel set, sarà un set gimmick, non lo so. Lo dico perché non ha il set con... Non è la forma risoluta. E comunque mando in campo il mio Rotom per morire, diciamo, dare il free switch su Psamathe. E comunque penso sia una confusione dell'avversario. Anch'io mi ero confuso nel primo wave, non gliel'avevo data spada mistica, gli avevo dato spada solenne. Perché ci si confonde tra le due? Perché il nome inglese è molto simile. Sacred Sword e Secret Sword. Comunque, non pensavo di scavarmela contro questo Keldeo. In caso un'idrovampata, me la incasso abbastanza bene. Per fortuna non vengo scottato. Riesco a sparare un terremoto su quell'avversario. E so già che questa sarà l'ultima volta. Faccio anche un brutto colpo, tra l'altro. So già che questa sarà l'ultima volta che potrò mettere la sabbia con il mio povero Pokémon. Perché un'altra idrovampata e vado KO. Mannaggia, Keldeo è un Pokémon molto forte ed è difficile da gestire. Perché è molto veloce, soprattutto di set Scarf, e fa un ottimo lavoro di revenge killing. Comunque perde altra vita a causa delle tempeste di sabbia. E io adesso posso mandare in campo il mio Tarkas, che con Rema Sabbia è velocissimo e con Metal Testata avrebbe fatto ingenti danni a qualsiasi Pokémon dell'avversario. E a questo punto io ho pensato, devo fare i più danni possibili, il maggior numero di danni possibili prima che scada la tempesta di sabbia. Però l'avversario manda in campo il suo Lurolenta, pronto a fare, diciamo, i casini, perché vedete quanta vita ha?
non posso mandare un KO con un Frana, quindi devo per forza ritirarmi. Peraltro qualche Redeo non ha usato spada mistica, quindi non... Questo errore dell'avversario di non avergliela data, sì, molti se lo dimenticano, non si è fatto sentire. Mando un capo il mio incursio semplicemente perché i Rotom io li ho spinto e ero sicuro che praticamente di incassarlo l'idromomba, perché facevo un massimo 50% da un Rotom normale. Io qui dico, quel Rotom è un gimmick modesto, secondo me, veloce e diciamo non bulcoso, offensivo. Comunque mando in campo il mio Ereshkigal semplicemente perché avrei voluto sparare un Dragopoid, perché questo Ereshkigal è un Mega Garchomp Mixed. Ebbene sì, l'avversario ritira il suo Pokémon e manda in campo Steel Titan, ossia il suo Metagross. E io non faccio altro che Mega Evolvermi, approfittando del fatto che ero sicuro di aspettarlo rovente in quel momento e sorprenderlo con un Dragopolide. Lui non so se aspettava probabilmente un oltraggio. E comunque vado proprio di Dragopolide e faccio tanti danni a quel Metagross. Guardate, cadono queste qua. Quanto mi ha dannato dare Dragomanitor a questo Garchomp, perché non aveva mai l'amicizia necessaria per farglielo insegnare. E sì, utilizzo Mega Garchomp, e l'avevo annunciato sulla pagina che usavo un set strano di una Mega strana, perché Mega Garchomp, sfido qualcuno a dire di averlo visto più di due volte nell'ultimo anno, semplicemente perché è un Pokémon davvero poco usato. Mando in ogni caso in campo il mio Mandibuzz, che smentisce la mia teoria che l'avversario non avesse Meteor Pugno, perché vedete? Ce l'ha Meteor Pugno l'avversario. E comunque vado di ripicca. Avrei fatto meglio di andare di Trespolo, perché così avrei potuto sopravvivere a quel Metagross con facendogli perdere vita di Vitor Salermo e recuperandolo con Trespolo. Comunque vado di ripicca. L'avversario manda in campo il suo Tashi, ossia il suo Landorus, che comunque perde vita. E adesso quell'Andorus, se si prende altri danni dall'Elvito Roccia, non ci campa più, diciamo. Ritiro il mio Selene semplicemente perché volevo conservarmelo più là per la lotta, e mando in capo il mio Tarkas semplicemente perché mi aspettavo un suo, come si chiama, un suo pietrataglio, perché era abbastanza ovvio. E quindi Tarkas un pietrataglio, quadrupla resistenza, e quadrupla resistenza, vero? Penso proprio di sì, gli facevo comunque un 15%. E l'avversario manda in campo il suo Neuroventa, che si prende di nuovo i danni dell'Elevito Roccia ed è quasi a metà vita. Quindi io adesso cosa posso fare con la Tempesta di Sabbia che cessa? La Tempesta di Sabbia cessa proprio nel momento più inopportuno, perché non posso neanche dire mi faccio un Frana per fare i più danni possibili. Sono costretto a ritirare il mio Tarkas perché me lo devo conservare. Mando in campo il mio Ereshkigal, diciamo una mossa abbastanza stupida, però mentre l'avversario usa Idropompa e io evito l'attacco. E qui perché ero sicuro di incassarne due, però qui mi ero dimenticato che quello era un set gimmick. E vedete, con due idropompe mi avrebbe mandato KO, però la possibilità di mandare a segno due idropompe non è, diciamo, altissima. Mi pare un 65%, mi pare, soprattutto 64, e un 36, hai un 36% di possibilità di missare una delle due. E comunque vado un Dragomidor, brutto colpo totalmente inutile, riesco a mandare quel Rotom e aggiudicarmi una vittoria 3-0 senza problemi. E no, perché l'avversario manda in campo Tashi, che comunque retromarcia abbastanza inutile, perché adesso rientra in campo e muore per l'Elevito Roccia. E quindi la lotta si conclude così, con un Mega Garchomp trionfante che diciamo fa la pernacchia a tutti quelli che pensavano fosse scarso, dato che sì, fa più danni di un Garchomp con la Life Orb ed è più bulcoso e non perde vita per la Life Orb. Quindi questo è tutto, vi ringrazio per la visione, vi ricordo che se vi è piaciuta la Wi-Fi non vi rimane che lasciare un bel mi piace, perché se raggiungiamo 100 mi piace vedremo subito un'altra Wi-Fi sul canale, e se raggiungiamo più di 100 mi piace porterò con più frequenza questo team. Quindi vi ringrazio per la visione, vi saluto e continuando a dare un tocco di Mr. Battling, vi do appuntamento ad un prossimo video.